Amici di Trash Cult, buongiorno. Noi ieri sera abbiamo visto il Dottor Strange. E sapete cosa vi dico? Che la Marvel colpisce ancora! Perché il Dottor Strange è una figata. Una figata. La Marvel fa qualcosa di nuovo, prova a fare qualcosa di nuovo e ci riesce. Dottor Strange non è il classico film di supereroi. Già dal fumetto il Dottor Strange è un po' un supereroe atipico. E con queste sue armi mistiche sconfigge il male, interpretato dal bravissimo Benedict Cumberbatch. Penso che Cumberbatch potrebbe anche leggere l'elenco telefonico, che risulterebbe credibile. Questo Doctor Strange viaggia attraverso le dimensioni, spazio-tempo, dimensioni di oscure, dimensioni oniriche, viaggi della mente, eccetera, eccetera, e fa qualcosa di figata. Dopo le zuffe tra bambinoni di Iron Man e Capitan America in Civil War, la Marvel prova a rinfrescare il genere di supereroi e ci riesce alla grande. Il film è una figata sia dal punto di vista interpretativo che dal punto di vista di effetti speciali. C'è una grande rivoluzione dal punto di vista effettistico, visto che questo passaggio che il Dottor Strange usa proprio per cambiare dimensione è realizzato benissimo dagli effettisti. C'è una trama che è una origin story, quindi a volte è un po' vincolata nei territori della origin story. Vedi per esempio Iron Man, o vedi per esempio altri film, ma la seconda parte è veramente un tributo di effetti speciali che ci ha fatto impazzire letteralmente. C'è un grande cast di contorno, oltre a un bravissimo Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton che interpreta l'antico magnificamente, Chiwetel Ejiofor che interpreta Mordo, futuro cattivo probabilmente, anzi sicuramente, e c'è una Rachel McAdams che è molto carina e fa il suo dovere splendidamente. Quindi che dire, il Doctor Strange, ragazzi, è una figata. Quindi lasciate stare Suicide Squad, lasciate stare gli altri Batman contro Superman che non hanno niente da dire. Questo Doctor Strange ha molto da dire, molto. Io sono sicuro che i prossimi film riusciranno a far esplodere letteralmente questo personaggio, che è un personaggio minore, ma un personaggio molto molto importante ora che è sbarcato al cinema. Ultima cosa, non perdete la scena dopo i titoli di coda, perché io sono impazzito, sono morto da ridere. Non vi dico niente, ragazzi, guardatelo. Doctor Strange.